Buongiorno a tutti. Chiedo ai colleghi e alle colleghe di prendere posto per cortesia. Buongiorno, possiamo passare all'appello nominale, lascio la parola al segretario, prego. Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzara, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Unia, Versaci. Ha risposto alla prima chiamata, signor Presidente, 26 consiglieri comunali. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Azzarà, Lo Russo, Giacosa, Grippo, Lubatti... Azzara, Lo Russo, Giacosa, la Giacosa, Grippo, Lubatti, Carretta, Canalis, cioè tutti, Canalis, Carretta, Rosso. Canalis e Rosso. Ok. Possiamo passare alla seconda chiamata. Allora, a questo punto chiamiamo solo più Artesio, Fassino, La Volta, Magliano, Morano, Montalbano, Tisi. Confermo che con la seconda chiamata hanno risposto 26 consiglieri comunali. Prima di cominciare il Consiglio sono arrivate delle richieste di comunicazioni, quindi mi trovo costretto a sospendere il Consiglio e convocare una capigruppo, prima non potevo farlo. Grazie. Adesso qui in sala congregazioni.
Possiamo riprendere i lavori del Consiglio? Chiedo ai colleghi di prendere posto. Passo solamente all'assegnazione degli atti alle commissioni. Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, approvazione e modifiche statutarie assegnate alla prima e alla quinta commissione. Testo unico di unico partecipate, decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, indirizzi per le modificazioni degli statuti delle società a controllo pubblico della città di Torino assegnate alla prima commissione. Ora passerei, scusa, Iaria e Albano e Ferrero. Allora, passerei all'illustrazione della delibera misure gestionali da applicarsi all'esercizio 2016. Comunico che sono stati presentati 120 emendamenti da parte del capogruppo Ricca e 12 del capogruppo Morano. Lascerei la parola all'assessore Rolando per l'illustrazione. Buongiorno. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2016 sono state definite alcune linee di indirizzo da seguire nella predisposizione del bilancio 2016-2018. In particolare, si è stabilito di non utilizzare entrate straordinarie per finanziare spesa ordinaria, nonostante la legge di stabilità 2016, al comma 737, consentisse di utilizzare le entrate da permessi di costruire per finanziare spesa corrente di manutenzione, progettazione e opere pubbliche per il biennio 2016 e 2017. Visto tuttavia lo svolgimento della gestione, rilevato che si prevede che le entrate da permessi da costruire vedranno un notevole incremento rispetto alle previsioni iniziali e tenuto conto dell'andamento tendenziale degli accertamenti delle entrate, risulta opportuno modificare gli indirizzi precedentemente espressi che limitavano l'utilizzo di tali entrate agli investimenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione preliminarmente all'approvazione della variazione finale del bilancio 2016-2018. Si stabilisce quindi di modificare gli indirizzi assegnati con la delibera 2016-0378-024, sopracitata, prevedendo di utilizzare le risorse provenienti da permessi di costruire per finanziare spesa corrente nei limiti e per gli scopi autorizzati dalla legge di stabilità 2016 per il solo anno 2016, nel quale la legge prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione del verde, delle strade, del patrimonio comunale, per spese di progettazione delle opere pubbliche. Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale, acquisiti i pareri favorevoli sia sulla regolarità tecnica che contabile, con voti unanimi, propone al Consiglio di approvare per l'esercizio 2016 le misure gestionali come sopra descritte, prevedendo la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per finanziare in parte corrente le spese elencate dalla legge di stabilità. Viene inoltre dichiarata l'urgenza del provvedimento visto la predisposizione delle variazioni di bilancio a fine anno. Grazie. Se ci sono interventi? Carretto, prego, consigliere Carretto. Lo spiego. Oggi c'è la discussione della delibera. Si farà una mozione di accorpamento degli emendamenti. La discussione sugli emendamenti verrà fatta nel prossimo Consiglio utile. C'era Carretto. Sì. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e a tutte. Come anticipato ieri in Commissione, abbiamo presentato una mozione di accompagnamento a questa delibera, perché pur consapevoli che appunto per il 2016 si è resa necessaria questa scelta, e scelta che diciamo in condizioni ordinarie noi non riteniamo. Ah, scusate. Vabbè, no, che sembro sempre poi. E dicevo che si è in condizioni ordinarie questa scelta, quindi l'utilizzo
degli oneri per coprire spesa corrente non ci trova concordi. E riteniamo che dal prossimo anno, quindi in futuro, nel 2017 fino a fine consigliatura, seppur magari intervengano variazioni legislative che in futuro consentano l'utilizzo degli oneri per gestire di nuovo la spesa corrente, questa scelta non venga ripetuta in futuro e che invece gli oneri vengano almeno in parte riutilizzati sul territorio che vede, diciamo, la trasformazione urbanistica, l'intervento edilizio che genera questi oneri. Grazie. Grazie consigliere Carretto. Ha chiesto di intervenire il capogruppo Ricca. Prego. No, giusto per segnalare, primo, che non abbiamo gli elementi, avevamo fatto una richiesta ieri in commissione, questa richiesta non è ancora stata portata a compimento, quindi mi permetto di dire che in questo momento faccio fatica ad avere gli strumenti per poter capire, magari in maggioranza sì, perché ne hanno parlato con l'assessore, con chi gli doveva portare appunto queste informazioni. Noi abbiamo visto la delibera ieri alle 5, le risposte non sono state date, abbiamo chiesto un elenco di operazioni che sarebbero state fatte, quelle che sono appunto determinate, che verranno determinate poi da questa delibera di linea di indirizzo. Mi permetto di dire che diventa complicato fare, diciamo, anche soltanto entrare nel merito. Speravo che questa discussione si potesse fare lunedì, la discussione intera della delibera, non solo l'illustrazione. Prendiamo atto di questo, anticipo che poi voterò la mozione d'accompagnamento, sarò curioso poi di vedere la giunta applicarla, perché poi una cosa è fare una mozione, ce ne siamo resi conto, una cosa è poi poter mantenere la parola data al Consiglio Comunale, quindi sarà curioso vedere come tutti quegli oneri di urbanizzazione del 2017 che entreranno per, mi immagino, tutta una serie di operazioni, quelle che il vice sindaco sta portando avanti, penso a Corso Traiano, penso ai 14 Lidl che vorrà aprire, che ha promesso di aprire a questo punto nel 2017, perché informalmente il vice sindaco, l'assessore Rolando mi ha detto prima che non sono all'interno di questo, non saranno all'interno di questo bilancio. Sarò anche curioso di vedere poi la maggioranza come si comporterà di fronte a queste operazioni, in quanto sarà finita la scusa del dobbiamo farlo per forza perché il bilancio era già stato impostato così. Quindi mi riserverò, una volta che, se arriverà quella nota da parte dell'assessore, di commentarla in fase di votazione degli emendamenti. Mi pare che, visto anche il numero di emendamenti presentati, avrò tutto il tempo per poterlo fare, quindi vedremo cosa succederà lunedì. Grazie capogruppo Ricca. Prego capogruppo Unia. Grazie Presidente, ma io ritengo invece che sia molto lecito discuterla oggi, anche perché se c'è il tempo di fare 120 emendamenti vuol dire che è stata letta molto bene l'ordine del giorno, per cui c'è stato tutto il tempo di farlo. Grazie Presidente. Prego capogruppo Napoli. Grazie Presidente. Io diciamo che qualche momento faccio l'amministratore, in altri faccio politica. E sono sincero, quest'oggi parlo da amministratore e io comprendo quanto il sindaco e l'assessore hanno deciso di fare. Lo comprendo perché in varie occasioni nella mia storia da sindaco l'ho fatto anch'io. Allora vi era un taglio, vi era una possibilità di utilizzo del 30%, non in termine totale. È sempre brutto, lo ammetto, usare le opere di urbanizzazione per spesa corrente. Però non posso ricordare come dal 2011 al 2015 i governi, e non erano governi di centrodestra, hanno tagliato 8 miliardi ai comuni, hanno tagliato in totale 25 miliardi di trasferimento fra comuni, province e regioni, e che quindi l'ente locale ha trovato grande difficoltà, specialmente sulla spesa corrente. Ammetto che questo è un grosso, grosso problema. Allora, io mi auguro, trovo onestamente però preoccupante quello che ha detto il capogruppo del 5 Stelle, non preoccupante per quello che ha detto, ma è quello che diceva anche il consigliere, cioè che non si ripeta il futuro.
Io credo che, stando a quello che voi avete detto, cioè la situazione, come dire, finanziaria del Comune, stando ai conti o quello che è apparso sui giornali, quello che poi lei, Assessore, dovrà dire al momento opportuno, i primi di dicembre, come lei ha detto, possiate anche il prossimo anno non utilizzare per spesa corrente le opere di urbanizzazione. Io credo che prima di fare una dichiarazione di questo genere ci sarebbe da stare molto molto attenti, perché ho paura che invece lo ripeterete. Se lo ripeterete alla luce di quello che avete detto, allora vi criticherò, perché non dovevate dirlo al limite. Mentre invece in questo caso quello che io mi aspetto è che voi possiate dire che come utilizzate la spesa, la spesa corrente e dove la mettete, perché non vi sono dubbi che questo è il nocciolo della questione. Quindi, ripeto, mi dispiace tanto che questo avvenga, comprendo, spero che non si ripeta, anche se ho paura. Però aspetto poi, come abbiamo detto, sia la situazione e l'analisi finanziaria totale, sia come voi utilizzerete questi fondi. Grazie. Grazie a lei, Capogruppo Napoli. Io non ho nessun altro iscritto a parlare. Io dichiaro chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti e dichiaro chiuso il Consiglio. Buona giornata a tutti. Ricca, prego. Devono passare almeno 24 ore per poter chiudere gli emendamenti? No, non devono passare 24 ore. Dichiaro chiuso il termine e dichiaro chiuso il Consiglio. Buona giornata a tutti.